Buonasera, sono qui fuori allo Spazio Lazio all'interno della Festa del Cinema di Roma e con me, vedete, lo riconoscete, è Daniele Silvestri. Buonasera Daniele. Buonasera a voi, buonasera a te. È 17esima edizione del Roma Videoclip, dove Daniele ha trionfato insomma in tutte le salse come miglior artista dell'anno per questo connubio musica e cinema, e anche come miglior videoclip dell'anno, diretto in tandem da Valerio Mastrandrea e da Giorgio Testi. Eh sì, è stata una grande scommessa quella, devo dire, vinta non da me ma da loro, da tutte le persone che hanno partecipato. C'è un cast fantastico, stellare, senza motivo, esatto, perché, esatto. Poi però il motivo magico, poi alla fine c'è, esatto, e credo che sia quello che in realtà ha raccolto così tante persone e ha fatto venire voglia di metterci dentro una passione ingiustificata da nessuna cifra o da... se non dal voglia di sognare ancora, di fare questo... Sì, traspariva molta energia comunque in tantissima. Questo film, splendido. Questo per raccontare non tanto quella canzoncina, che a sua volta raccontava anche di questo spazio di Roma, ne parliamo un 30 secondi, cioè, che si chiama Angelo Maie, che è uno di quei luoghi che nascono un po' per caso, un po' per fortuna, un po' per testardaggine, in cui si produce cultura, in cui fondamentalmente ci si incontra e si è liberi di esprimere le proprie passioni, di dargli in qualche modo la possibilità di nascere. È una bandierina? È una bandierina che, come tante altre del genere, ha dei problemi, cioè, da sistemare, e quindi ha una vita travagliata, e noi abbiamo raccontato attraverso quella storia, quella canzone, quel videoclip, una piccola parte di quell'avventura, che però è un'avventura nobile, insomma, da sostenere. Scusate se non piango. Scusate se non piango, il titolo della canzone, e di questo piccolo film, perché chiamarlo videoclip è quasi sbagliato. Certo, certo. Tutto questo accade per celebrare anche i tuoi 25 anni di carriera, Daniele. Quella è una coincidenza. Cioè, fortunata. Fortunata, non gli diamo troppo peso perché chi se ne importa. No, beh, però insomma, poi alla fine mi sono reso conto in questo periodo in cui sto preparando il tour che inizia fra qualche giorno dal Palazzo dello Sport di Roma, che alla fine quella coincidenza, quell'occasione mi ha fatto venire in mente, mi ha fatto venire voglia di raccontarli un po' questi 25 anni, non solo segno, i miei. È un segno. Sì. E quindi questo spettacolo sarà un po' farcito dei 25 anni di tutti, credo e spero, non solo dei miei. Hai iniziato nel 94 con un premio alla Targa Tenco, e dopo 25 anni questo bel special award, Daniele, dai! A voglia, e poi riprendendo un altro premio Tenco, perché ci hanno appena premiato insieme a Rancore e Manuel Agnelli per Argento Vivo, quindi quei premi mi hanno, diciamo, incastonato la vita. Splendido. Daniele, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, ciao.